Volandia, il parco museo del volo a due passi da Malpensa, apre il nuovo spazio dedicato ai droni, i velivoli comandati a distanza in grado di volare senza pilota. La nuova area del museo, con un forte carattere sperimentale, è stata realizzata dall'associazione GULP, sigla che sta per Gruppo Utenti Linux Lonate Pozzolo. Quest'area è dedicata al presente e al futuro dell'aviazione, a vedere questi droni, che sono questi nuovi mezzi che volano senza pilota e che rappresentano e rappresenteranno sempre più applicazioni, ma soprattutto uno spazio vivo, un'associazione di giovani in cui tutti sono invitati a partecipare per costruire il proprio drone, per imparare e per sostanzialmente realizzare i propri sogni, perché questo serve la tecnologia, cioè realizzare i nostri sogni. Il nuovo spazio è stato realizzato all'interno di un capannone dell'ex Caproni, che ospita dal 2010 il museo. L'inaugurazione ha visto il coinvolgimento di un drone che si è spostato all'interno del capannone portando le forbici per il tradizionale taglio del nastro. Questo nuovo spazio è organizzato in due parti, in realtà, un'area aperta al pubblico e un'area di vero e proprio laboratorio della vostra associazione, il gruppo Utenti Linux Lonate Pozzolo. Come funzionerà questo spazio? Che cosa potranno trovare i visitatori? Allora, nella parte espositiva troveranno tutti gli oggetti, le tecnologie legate al volo, appunto, quindi droni, parte di droni, ma anche le tecnologie come la stampa 3D che in parte sono legate, diciamo, al mondo del volo. Nella parte invece che è di laboratorio, che sarà anche la nostra sede, svolgeremo le attività tipiche nostre più quelle legate, diciamo, al mondo del volo. Oltre ai due spazi interni, l'area droni comprende anche una zona di prova all'aperto, accuratamente recintata con reti, per permettere di sperimentare senza rischi i piccoli velivoli senza pilota.